Ultima udienza per questo 2022 al Tribunale di Pescara del processo per la tragedia di Rigopiano, caratterizzata dalle arringhe di parte civile. In particolare a prendere la parola questa mattina l'avvocato della Regione, il professor Nicola Pisani, che ha concentrato il suo intervento sull'esito della perizia del Tribunale, puntando il dito sulle responsabilità in capo a chi avrebbe dovuto gestire il rischio, ma ha altrettanto parlato di ridondanza dei capi di imputazione. Un aspetto questo criticato dagli altri avvocati di parte civile che hanno definito questo passaggio una sorta di assist alla difesa degli imputati. Non avevo da difendere nessuno, proprio per la mia veste, diciamo, tra virgolette istituzionale, nel processo l'ente si è costituito perché siano accertati i fatti e la verità. Tra l'altro, la mia discussione è stata basata sulla perizia disposta dal giudice, quindi più oggettivo di questo non penso che si potesse fare. L'udienza è poi proseguita con gli interventi degli avvocati della famiglia Del Rosso. Nello specifico l'avvocato Patrizia D'Agostino ha fatto riferimento con dovizia di particolari all'inadeguatezza e all'approssimazione della gestione dell'emergenza già in atto da diverse settimane, caratterizzate dalla mancanza di comunicazione e dati tra il CORE, il Centro Operativo Regionale dell'Aquila, e la Sala Operativa di Pescara e la tardiva attivazione del tavolo per la gestione dell'emergenza stessa. Ricordiamo che Roberto Del Rosso, gestore dell'hotel Rigopiano, tra le 29 vittime, da giorni sollecitava le autorità ad intervenire nella zona. Il processo riprenderà il 18 gennaio con le arringhe degli avvocati dei 30 imputati.